Amici sportivi, ben ritrovati all'appuntamento con il grandissimo beach volley. Le immagini che state osservando vi arrivano da Civitanova Marche. Ancora un saluto da Alessandro Antinelli, il King of the Beach, in corona quest'oggi il suo re. In campo ci sono, in canottiera gialla, Robert Heiger e Jorre Schemperud, un americano e un norvegese. Dall'altra parte un altro italiano, il secondo in lizza in questo King of the Beach, Andrea Raffaelli, e poi un brasiliano, Marcio Araújo. Da sottolineare che questo è l'incontro conclusivo del King of the Beach di Civitanova Marche, un incontro che deciderà chi sarà il King of the Beach. Si gioca dunque per la Pool A e questi quattro atleti hanno ottenuto finora i maggiori successi nel corso del torneo. Sono avanti con il punteggio e a seconda di come andrà a finire questo incontro verrà eletto il King of the Beach. E adesso un po' di colore, costui che vedete inquadrato sulla spiaggia di Civitanova Marche risponde al nome di Viberti, Giorgio Viberti, anzi scusate, Carlo Viberti, ovvero sia un giocatore di beach volley professionista, ha giocato anche a livello di World Tour, a livello mondiale, di professione fa il cosmonauta. Strano ma vero, è lui che dà la battuta iniziale di questa finalissima, una battuta skyball alla coreana che vale per capire chi otterrà il servizio. La prima battuta è quella di Carlo Viberti, insomma un atleta tra l'altro di Civitanova Marche, un atleta che ha fatto molto parlare di sé per aver svolto esperimenti sulla base orbitante russa Mir e poi per aver partecipato al mondiale di beach. Ma adesso è il momento di giocare, comincia il match. Heiger arriva in difesa, Schemperud, poi però si fa difendere. All'attacco! Attacco vincente di Schemperud. Schemperud vincente, il norvegese, il primo cambio palla di questo incontro per Jorre Schemperud. In ricezione Andrea Raffaelli, ma il tocco di Araújo è impreciso e arriva il primo punto per la squadra in canottiera gialla, punto firmato da Robert Heiger. Servizio ancora per Schemperud. Ricezione di Marcio Araújo. Botta vincente per il brasiliano. E allora un colpo all'avviso per Rob Heiger, che è stato centrato in pieno dall'attacco di Marcio Araújo e gioca e scherza con il pubblico Rob Heiger, che tra l'altro è in pole position per la conquista del titolo di King of the Beach. Problemi per lui con gli occhiali, un problema che capita sovente ai giocatori di beach volley. Tanto Heiger scherza con il pubblico, occhiali distrutti. Qualcuno gli ha lanciato evidentemente un paio di occhiali che non sono i suoi. Oh yeah, dice Rob Heiger, tutto a posto e il gioco può riprendere, anzi no, perché Rob Heiger decide di cambiare ancora occhiali, occhiali che sono importantissimi anche se non sembra per la resa di un giocatore di beach, perché lo proteggono dal vento, lo proteggono dal sole. E allora va a farsi forse anche medicare Rob Heiger dopo il colpo durissimo che ha ricevuto in avviso. Quest'anno un qualcosa di simile è avvenuto in un torneo a Sanremo,
L'atleta colpito fu allora Sandro Cordovana e la rottura degli occhiali provocò un taglio profondo all'atleta romano, che fu medicato con 3 punti di sutura e poi vinse con cerotto e punti di sutura proprio il primo torneo del campionato italiano di beach volley a San Benedetto del Tronto in coppia con Gianni Mascagni. Adesso sotto l'ombrellone c'è Rob Heiger che in coppia con Wong attualmente al 7° posto del ranking olimpico, al 10° nel ranking mondiale del 2000. Rob Heiger che, come sottolineato, è in pole position per la vittoria in questo King of the Beach di Civitanova Marche. Andiamo a ricapitolare allora come sono andate le cose in questo torneo. Negli incontri del mattino dell'ultima giornata, Marzio Araujo e Heiger hanno avuto la meglio 15-10 su Raffaelli e Schemperud. Poi gioco delle coppie, altro giro, si cambia e adesso Raffaelli, qualificato tra l'altro per le Olimpiadi recentemente, è in coppia con il brasiliano Araujo, mentre Rob Heiger divide il suo match con Chorre Schemperud. Guardate come si diverte il pubblico che fa la ola per ingannare il tempo mentre Rob Heiger viene medicato all'avviso. Dunque vi dicevamo di un torneo veramente importante e nel penultimo match, incontro spettacolo tra Schemperud e Araujo, che hanno avuto la meglio 17-15 su Heiger e Raffaelli. E allora il gioco può riprendere dopo la sosta per la medicazione a Rob Heiger, colpito in viso nella prima azione di gioco dal brasiliano Araujo. 0-0 al servizio Raffaelli. La ricezione di Heiger subito a segno in parallela il beniamino del pubblico di Civitanova Marche. Rob Heiger che si incarica della battuta e questi 4 atleti, Heiger e Schemperud, Raffaelli, Marzio Araujo, sono in lizza per il successo nel King of the Beach 2000 di Civitanova. Araujo, colpo mancino in lungolinea per Marzio Araujo, l'atleta brasiliano che di solito fa coppia con Benjamin, può andare al servizio, servizio mancino. Vento che spira ancora fortissimo, adesso c'è il muro di Raffaelli su Heiger. Il primo punto del match proprio per Raffaelli e Marzio Araujo. Servizio ancora nelle mani di Araujo, questa volta in rete. Al servizio può andare il norvegese Jorre Schemperud, 32 anni. Vanta un 1° posto a Berlino nel World Tour 98. Raffaelli in ricezione, Raffaelli all'attacco ma viene tenuto. Andrea Raffaelli all'attacco potente. Jorre Schemperud, il tandem americano-norvegese, pareggia il conto, 1-1. Ancora Schemperud, cercato e trovato Marzio Araujo, tiene in difesa Schemperud. Gran botta di Jorre Schemperud. Ed è il punto ancora, il punto numero 3 per la squadra in canottiera gialla, momento decisivo sicuramente per l'assegnazione del titolo di re di King of the Beach. La ricezione di Araujo che poi va all'attacco e prende un muro in faccia da Rob Heiger,
sull'1-4, 4-1, si cambia campo. Altro atleta di casa inquadrato, Andrea Raffaelli, marchigiano DOC, e sostenuto per questo da gran parte del pubblico. La bellezza del King of the Beach di Civitanova Marche, 8 giocatori da Norvegia, Stati Uniti, Brasile e Italia, tutti contro tutti, si cambia compagno a giro e solo uno alla fine vince. Ogni giocatore prende i suoi punti al termine di ogni match e poi viene stilata una graduatoria. Questo incontro, il match tra Raffaelli Araujo, Heijer Schemperud, è l'incontro che eleggerà il King of the Beach, il campione, il re della spiaggia di Civitanova. La formula del King of the Beach che nasce negli Stati Uniti e poi viene ripresa con successo in tutte le zone del mondo. In battuta il norvegese Schemperud, la ricezione di Raffaelli, poi all'attacco Andrea Raffaelli, c'è il muro ancora di Rob Heijer, 5-1, prendono decisamente il largo i due in canottiera gialla, Heijer e Schemperud. La ricezione ancora di Raffaelli all'attacco, tenuto in difesa, c'è il fallo in palleggio di Heijer, che viene preso anche in giro da Andrea Raffaelli. Cambio palla sul 5-1, avanti Heijer Schemperud. Al servizio può andare Andrea Raffaelli che di solito in coppia con Maurizio Pimponi, con il quale ha staccato il biglietto per Sydney, gioca a destra. Questo match costretto a giocare fuori zona sulla sinistra. Grandissima palla tagliata in diagonale da Rob Heijer, californiano DOC da Manhattan Beach, 2 metri per 100 kg e costume a fiori, come nella tendenza rigorosamente dell'estate 2000 in tutto il mondo. Raffaelli in difficoltà ancora, riesce a mandare di là? No, il nastro dice di no ad Andrea Raffaelli. Punto numero 6 per Heijer e Schemperud. Rob Heijer, ogni servizio, ogni punto, colloquio con il pubblico. La ricezione di Marzio Araujo, high line, in lungolinea Araujo, ottiene il cambio palla. Ma sono 5 punti da recuperare per la squadra in arancione, la squadra italo-brasiliana. Araujo in ricezione, Schemperud, poi all'attacco ci arriva in difesa Araujo, ma non riesce a tirar su la palla, non riesce ad alzare la palla dalla sabbia di Civitanova. Let's go, urla Rob Heijer al compagno, per l'occasione il norvegese Schemperud. Arriva una gran battuta per Schemperud, poi c'è il fallo in palleggio, fischiato da Andrea Raffaelli. 7° punto, Heijer Schemperud. 7-1 in questo incontro decisivo per l'assegnazione del titolo di King of the Beach. Ancora una grande battuta per Jarre Schemperud. 8-1, applausi di tutto il pubblico al norvegese, che sta facendo veramente la differenza in questo match. Cercano di intendersi sugli schemi da adottare a muro e in difesa, Schemperud, Heijer, Raffaelli in ricezione, Raffaelli poi all'attacco, tiene in difesa ancora Schemperud, il muro vincente questa volta di Andrea Raffaelli. Sprecata una possibilità di andare a segno per Heijer Schemperud. Andrea Raffaelli,
messo giù un bel muro. Andrea Raffaelli, che a dispetto del 1,87 m che vanta al suo attivo, quindi un'altezza non stratosferica per questi livelli, è comunque giocatore dotato di un ottimo muro. Hager in ricezione, poi all'attacco, Rob Hager con le nocche. Marcio Araujo senza muro, gran palla per Marcio Araujo. Secondo punto dunque per Raffaelli e Araujo, comunque ancora nettamente sotto, e qualche problemino al ginocchio destro per Marcio Araujo, che ha firmato l'ultimo attacco. Andrea Raffaelli con Maurizio Pimponi difenderà i colori italiani alle prossime Olimpiadi di Sydney, Olimpiadi di Beach Volley. E intanto ci si diverte sicuramente nell'arena Tecnolife di Civitanova, dove prende il largo questa partita decisiva per l'assegnazione del titolo di King of the Beach 2000. Vanno esaurendo il cambio di campo Hager e Schemperud, Marcio Araujo e Raffaelli. Sta per riprendere il gioco. Al servizio coppia italo-brasiliana con Andrea Raffaelli. Ogni giocatore, guardate, chiama i suoi applausi, e Raffaelli va al servizio. In rete la battuta di Andrea Raffaelli, punteggio che rimane di 8-2. Rob Hager è pronto per andare al servizio. Giocatori pienamente nello spirito del King of the Beach, che è un'esibizione, ma tutti sono in lizza per il successo. La bordata in diagonale di Andrea Raffaelli, che trova un bel cambio palla e tiene in lizza la sua squadra, mandando al servizio Marcio Araujo. In rete la battuta di Marcio Enrique Barroso Araujo, questo è il nome completo dell'atleta nato 27 anni fa a Fortaleza. Questo invece è Jarre Schemperud, Norvegia, al servizio. Un ace ancora per Schemperud, siamo 9-2. Jarre Schemperud in coppia con Vegard Uydalen ha firmato ottimi risultati, subentrando Akvalheim e Masaide quale migliore coppia di Norvegia a livello mondiale. Ancora ace per Jarre Schemperud, 10-2 il punteggio, partita che sembra essere senza storia. È il match che decide chi sarà King of the Beach. La ricezione di Raffaelli, Raffaelli poi all'attacco lo tiene in difesa Schemperud, grandissima la difesa poi di Raffaelli, Raffaelli che può solo piazzare. Poi ancora Schemperud, la difesa d'istinto di Araujo, e non ci arriva Raffaelli, forse anche per timore di colpire il seggiolone dell'arbitro. Siamo 11-2. Questo il punteggio. Punteggio di questo King of the Beach 2000, ultimo incontro, spiaggia di Civitanova Marche. Hager e Schemperud, 11-2 avanti su Raffaelli, Araujo. La ricezione proprio di Marcio Araujo, gran botta per il brasiliano in diagonale. Marcio Araujo tiene il cambio palla e spedisce al servizio Andrea Raffaelli, che dovrà forzare necessariamente la battuta per tentare una difficile rimonta. Ricezione di Hager, Hager poi all'attacco, tiene in difesa Raffaelli,
out il tocco con le nocche di Marcio Araujo, un colpo d'emergenza che purtroppo non è riuscito al giocatore brasiliano. Punteggio ancora di 11-2 per Hager e Schemperud. Battuta flott, la riceve Marcio Araujo, poi va vicino al compagno per il suo cambio palla. Altra regola del beach, si cerca sempre di giocare vicini in maniera tale da accorciare il secondo tocco, il palleggio, e quindi di rendere più sicure le traiettorie dell'attaccante. Servizio di Araujo ricevuto bene da Schemperud, che poi va all'attacco. Gran palla in diagonale per Jarre Schemperud. Cambio palla. Punteggio ancora di 11-2. Schemperud. Battuta in salto per lui. La riceve Marcio Araujo. La difesa di Schemperud, poi all'attacco sopra il muro di Marcio Araujo. 12-2 il punteggio. 12-2, partita che si incanala sempre di più sul sentiero di Roba Hager. Jarre Schemperud al servizio adesso, la ricezione di Raffaelli, poi prende un muro tetto, roof block come lo chiamano proprio in America, da Rob Hager. 13-2, cambio campo. Sulla 13-2 si cambia ancora campo e sembra proprio in dirittura d'arrivo questo match che ha portato sulla sabbia di Civitanova quattro grandissimi. Marcio Araujo, che in coppia con Benjamin ha firmato un successo quest'anno nel World Tour. Araujo in coppia con Andrea Raffaelli, di solito in coppia con Maurizio Pimponi, e questo è il tandem italiano destinato alle Olimpiadi. Dall'altra parte c'è Rob Hager, numero 10 attualmente nelle classifiche mondiali, in coppia con il compagno americano Wong. Ultimo giocatore di questo incontro, Jarre Schemperud, che di solito divide i suoi incontri e la sua vita da beacher con Vegard Oydalen. L'applauso del foltissimo pubblico che assiepa le tribune di Civitanova Marche riporta in campo i giocatori sul 13-2. La ricezione di Marcio Araujo. Araujo non chiude, tiene a una mano Araujo ancora, poi l'attacco senza problemi per Jarre Schemperud. 14-2 è il primo match ball per Rob Hager e Jarre Schemperud. Vediamo come va. Schemperud, battuta in salto, in rete. Sul nastro la prima palla messa dell'incontro. Per la delusione del pubblico che ha tifato sì per il beniamino di casa Andrea Raffaelli, ma ha anche sostenuto Rob Hager, l'americano che ha instaurato un filo diretto praticamente con il pubblico. Battuta nelle mani di Andrea Raffaelli. Tutta in salto, la riceve Schemperud, parallela perfettamente sulla riga per il norvegese. Match ball numero 2 per Hager e Schemperud. E guardate cosa fa Rob Hager, tira la sabbia in aria, ma non è un gesto casuale, è un gesto per misurare il vento, perché Skyball, arriva la battuta in cielo per Rob Hager. La riceve Raffaelli all'attacco, il muro vincente di Jarre Schemperud.
si chiude il match sul 15-2. Si chiude il match e si chiude anche questo torneo King of the Beach di Civitanova Marche. Vittoria nell'incontro conclusivo per Hager e Schemperud, 15-2 a Raffaelli Araujo. Si chiude anche il torneo, il tempo di stilare le classifiche per la premiazione. Ed eccoci allora al momento più atteso di questo King of the Beach 2000 Civitanova Marche. Viene eletto il King of the Beach, che è l'americano Rob Hager, che sale sul palco sulle note dell'inno americano. Rob Hager, che si è accattivato tutta la simpatia del pubblico, ed eccolo qua, vestito da re, davvero King of the Beach, con corona e mantello. Rob Hager si aggiudica questo torneo esibizione, porta a casa $1,300 e precede il norvegese Schemperud, secondo classificato. Al terzo posto il brasiliano Araujo, quarta piazza per il nostro Andrea Raffaelli, al quinto posto l'altro americano Wong, sesta piazza in coabitazione per il brasiliano Benjamin e il nostro Riccardo Lione, chiude la classifica l'altro scandinavo Vegard Oidalen. Sulle immagini del successo di Rob Hager in questo King of the Beach 2000 possiamo accomiatarci da voi. Il Grande Beach tornerà alle prossime occasioni su Rai Sport Satellite. Da Alessandro Antinelli un saluto, a risentirci. Torna in campo domani sera a Lugano nell'ultimo test prima della partita di ritorno di Champions League in programma il 22 agosto a Zagabria. Nonostante il 3-1 dell'andata, Zaccheroni predica prudenza, la Dinamo non è squadra da sottovalutare. Io credo che non sarà una passeggiata, in quanto a Zagabria ci saranno 50.000 spettatori. È vero che non giocheranno perché in campo non ci saranno, però ci sarà un bel sostegno, non hanno nulla da perdere, una squadra che soprattutto in casa, io li ho visti una volta all'Opera, è una squadra che si esalta. Ma se la Dinamo si giocherà il tutto per tutto, il Milan avrà sicuramente la marcia in più di chi vuole chiudere i giochi. Noi abbiamo i mezzi per superare il turno, cioè se noi facciamo una partita come l'altra sera o come il primo tempo del Real, quindi facciamo una partita da Milan che conosciamo, dovremmo passare sicuramente il turno. Accarezza il sogno di un'altra grande stagione la Lazio, campione d'Italia, chiamata a difendere lo scudetto appena conquistato e decisa a puntare al prestigioso traguardo della Champions League. Eriksson ha finora sperimentato la squadra sui campi di mezza Europa, lavorando su un gruppo ancora incompleto, analizzando difetti e pregi. In attesa che arrivi Crespo, la prima gioia è venuta dall'argentino Claudio Lopez, subito protagonista del suo esordio di La Corugna. Ma è una Lazio che attende ancora la prima vittoria dopo 5 pareggi e una sconfitta. Bilancio che non preoccupa Eriksson, entusiasta del lavoro svolto dai suoi ragazzi. Questa squadra è molto valida, nonostante mancanza di parecchi giocatori. Si vede che giochiamo a testa alta contro il campione degli spagnoli, anche se loro sono avanti in preparazione di noi. Sono molto contento. Dopo l'ultima fatica contro i campioni spagnoli, la Lazio cerca di assorbire i primi 24 giorni di preparazione. Il rompete le righe durerà fino a giovedì, quando il gruppo tornerà insieme per approdare in Svezia, dove resterà una settimana. Adesso mancano queste 3 partite in Svezia e poi tutti i nazionali vanno via dopo questo, e poi quando siamo tutti di nuovo, Supercoppa contro l'Inter, allora si comincia questa grande avventura di nuovo. Ferragosto sereno per la Roma, che a un mese e mezzo dall'inizio del campionato mostra i volti sorridenti delle sue star, Batistuta e Totti. Bisogna sempre sorridere. Alla base della tranquillità del clan giallorosso i positivi riscontri nei match disputati con Hertha Berlino e Celta Vigo, due formazioni molto più avanti nella preparazione rispetto alla Roma. Per l'11 di Fabio Capello, due